Ciao! Allora, io lo so che avevo detto basta ordini, però avevo detto per marzo, siamo già ad aprile. Comunque, vedete qua che scatolona, da dove? Berline, Fimo & Co. Qua sotto poi nell'info box vi lascio tutti i riferimenti, pagina Facebook, e-commerce. Vi ricordo che è anche uno degli sponsor del gruppo Facebook che gestisco insieme ad Emanuela, PCR, trovate il link qua sotto. E c'è un codice sconto fisso del 10% per l'iscritta al gruppo. Quindi andate a sbirciare, che è una cosa ottima. Allora, vi voglio mostrare un po' di cose. A parte, guardate qua, zan, zan, che packaging, tutto frufru. Allora, qui adesso io vi mostro un po' di cose che ho acquistato ed infine delle cose, diciamo così che pesco a caso, delle cose che ho ricevuto da Annalisa da testare, da usare per realizzare dei tutorial in collaborazione, quindi le riproporrò sul canale insieme a dei tutorial. Prima vi mostro quello che ho preso, vado molto a caso, sapete che io amo questo sito per le sue gocce, ne ha sempre di nuove, sempre di belle, guardate qua. Allora, gocce in resina 29x8 light purple, sono vendute in confezioni da 4 pezzi, io ho preso doppio per ogni colore. Ragazze, ce ne sono da marea, guardate qua, rosa, qua trovate anche i codici, quindi ottimo. Poi, no, guardate qua, guardate qua, ma menta. Poi queste azzurre turchesi, sky blu 9679, no ragazze, e queste, cioè, tipo opalescenti, lattiginose, che belle sono. Queste sono già in confezioni da 8 invece. Oh, ops, ho spaccato la bustina, le spacco sempre. Arancio. No, sono troppo belle, ragazze. Troppo belle. Voi non potete. Ah, sì, questa l'ho già rotta oggi. Questo è un corallo più che arancione. Sfalsa un po'. Ho la luce artificiale attesa perché a Milano. Attesa, accesa perché a Milano tempo da lupi, come al solito. Poi, ah, questo è già venduto così. Sono quattro pezzi. Stessa finitura. È una finitura, un cipria perlato, però in due misure diverse. Vedete? Pesca chiaro, vedete? È proprio così, ci sono le due coppie. Poi abbiamo, ah, questo salmone pesca, sono troppo belle, ragazze. Poi sono di una leggerezza estrema. Queste rosse, proprio rosse, rosse. No, raga, non so più dove metterle. Questo celeste, carta da zucchero. Sono in poche parole perché sono troppo belle. Guardate questo pesca, è tipo questa versione qua. Che tra l'altro vi faccio vedere anche da fuori, visto che guardate, è figata. Ed è codice 9687. Anche questa è già confezioni da 8. Poi, ah, raga, gialle. Tra l'altro, io prima di mettermi a girare il video stavo guardando sulla pagina Facebook del sito, che vi ricordo, vi lascio qua sotto. Stavano facendo, c'era una diretta, poi ve la andate, rimarrà salvata sulla pagina, quindi potete anche vederla in differita, dove ci sono appunto Annalisa, che è la titolare del negozio, e Lisa Piccinini, che stavano facendo proprio una diretta per mostrare tutte queste gocce, le novità. Allora, queste ci sono già sul sito e ci sono anche cose che stanno mostrando che non sono ancora caricate sul sito, quindi io andrei a sbirciare anche lì. Poi ho acquistato un'altra serie di no, una serie di perni. Guardate che belli questi. Questo è il riferimento. Poi ho preso questi bellissimi inzama a forma di corallo, sono troppo belli, sono già venduti a coppie. Ragazzi, queste cosa non è, adesso ve lo faccio vedere, prima il codice, a forma di ananas,
ragazzi, sono troppo belli. Sono stata una scema a prenderne solo una coppia. Ma che belli sono per l'estate! Troppo geniali! Poi ho preso una serie di tre confezioni di filigrane. Guardate, la stessa fantasia, ma nei tre colori: bronzo. Sono vestite. Sono in bustine già da 10 pezzi. Quindi queste sono le bronzo, poi argento. E poi oro, ovviamente. E anche con questo ho intenzione di farci dei lavoretti e vi farò vedere. Poi ho preso delle perle Swarovski, vedete? Queste sono vendute in lotti da 10 pezzi. Queste sono le Crystal Rose Peach Pearl da 8 mm. E poi nella stessa colorazione le ho prese da 6 mm. Esatto. Poi, sempre per le Swarovski, guardate qua, queste sono quelle da 6, ne ho altre, le ho prese giusto per aggiungerle, sono le Iridescent Green Pearl, 10 pezzi, e anche da 4 mm. Iridescent Green Pearl. Poi ho preso sempre un altro da 8 mm e sono le Crystal Petrol, sempre Swarovski. Wow. Poi gli omaggi, cioè ragazze, guardate qua, questi elementi, fiocchettini bellissimi, so cosa farci, altri charms, non so da aprire perché, che belli, i fiocchettini sono smaltati, perché sennò perdo tutte le gocce. E vedete dentro tutte queste gocce accoppiate per colore, presumo sempre in resina, però sono piccine e picciose, sembrano delle caramelle, delle M&M's, sono troppo belli. Questo è, ecco, il suo biglietto. Ed ora passiamo, non c'è più niente nella scatola, no, passiamo a mostrarvi. Allora, per prima cosa vi mostro e non mostro una cosa, cioè questo, che sono appunto segnati come campioni, e vi mostrerò, in realtà è una figata pazzesca, ragazzi, è una figata pazzesca, ma ve le mostrerò più in là, per il momento ve le spoilerò così. E qui invece c'è un'altra marea di roba inviata appunto per fare dei lavori insieme. Allora, notiamo subito: filo di cipollotti 3x4, questo verde Tiffany bellissimo. Poi questo sempre sul Tiffany, ma trasparente. Guardate che luce, raga, che luce. Una coppia di perni in zama, wow. Goccine, ragazze, queste le stavo guardando nella diretta. Cosa non sono belle? Sembrano dei confetti, sono in resina. Direi che sono quelle. Apritevi. Sono satinate, tipo gommose, adesso ve lo dico. Sì, no, guardate che belle. Guardate. No, poi questa qua uguale all'unghia. Cioè, praticamente ho perso un'unghia. Oh, c'ho un'unghia nella bustina. Sono bellissime, ragazze. Queste mi sembra che non sono ancora caricate sul sito, le caricherà sicuramente a breve. Poi altre gocce, forma simile, però sono in versione perlata. Poi ancora gocce, queste cosa non sono? Queste sono quelle col mezzo foro, con il tappino da incollare sopra. Vedete che non c'è il foro di uscita. E poi comunque c'è l'anellino e anche queste, cioè, sono caramelle. Sono troppo belle. Mamma mia. Questi, che belli! I fiorellini, lucite, ma poi come stanno bene, cioè. No, vabbè, guardate quelli viola. No, vabbè. No, no, poi ultimamente che mi sono fissata con i fiori. Pacchettino di minuteria, moschettoni, che tra l'altro mi sembra di aver capito guardando la diretta prima che sono proprio una new entry, sono nuovi, saranno ancora da caricare, penso. E questi perni bellissimi, ragazzi. Guardate che perni. No, sono troppo belli. Ultime ma non ultime, ma ragazze sono troppo belle, con queste sicuramente faremo un, ho in mente di fare appunto uno di quei tutorial di cui vi parlavo, questi elementi in resina a goccia, ne mostro uno da fuori, non so se sono solo queste fantasie, no, forse mi aveva detto che sono di più, guardate, sono in resina, che robe non sono, col foro in alto, quindi io ho già idea di cosa farci. Sono troppo troppo belle.
E poi ci sono queste sul verde e il viola, queste sul perlato, l'avorio d'oro. Troppo, troppo bello. Io con tutto questo vi saluto perché devo tornare a guardare la diretta assolutamente. E vi ricordo che lascio qua sotto tutti i link utili e ci vediamo alla prossima. Ciao!